Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi la Chiesa è in festa, celebrando una delle feste mariane più belle, più importanti, più significative e più dense di significato di tutto l'anno liturgico. Ci vorrebbero molte omelie da poter fare per sondare bene l'eccellenza e la grandezza del mistero dell'Immacolata Concezione. Ieri sera ho cercato di approfondire alcuni aspetti. Adesso con l'aiuto del Signore e della Madonna vedremo di farne qualcun altro, e gli altri mi devono per forza lasciare allo Spirito Santo, piano piano ne parli al nostro cuore, perché il bagliore e la luce, il fulgore di questa festa è davvero grande, ecco, e fissare lo sguardo sull'Immacolata è cosa molto bella, ma anche molto impegnativa. Anzitutto, che cos'è questa festa? L'Immacolata Concezione, cosa significa? Dovete sapere che nel corso della storia della Chiesa ci sono, diciamo così, contese due linee di pensiero. Allora, noi sappiamo che Gesù Cristo è l'unico salvatore del mondo, d'accordo? Salvatore del mondo, cioè una persona che viene salvata quando si trova nei guai, giusto? Il nome stesso di Gesù significa Dio salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quindi vuol dire che c'è una persona che si trova nei guai e che viene tirata fuori, giusto? Questo non lo so quanto noi ci crediamo, però Gesù Cristo è il nostro Salvatore anche oggi, in questo senso, ci salva dai guai. Quali sono i guai? I guai è uno che però ha due specie. Il guaio del peccato, attenzione ragazzi nel catechismo che vedo qui, ci sarà un capitolo in cui le studiamo queste cose, il peccato ha due specie. Il peccato originale e il peccato attuale. Cosa significa? Il peccato attuale sono quelli che facciamo noi, cioè l'atto del peccato, che a sua volta si divide in, ricordate un po' il catechismo, mortale e veniale. E poi c'è il peccato originale. Il peccato originale non l'abbiamo fatto noi, ma la prima lettura che abbiamo ascoltato ce lo ricorda. I nostri progenitori, spezzando il legame con Dio, hanno contaminato la razza umana. Guardate, il termine giusto è questo: noi nasciamo contaminati. Per farvi capire, per farlo capire anche ai ragazzi, voi sapete che noi oggi conosciamo le malattie genetiche, giusto? Le leggi di Mendel, non so se... Se due genitori sono sieropositivi, d'accordo? Oggi abbiamo questo flagello dell'AIDS. Se papà e mamma sono sieropositivi, secondo voi il bambino come nasce? Sieropositivo. Che colpa c'ha quel ragazzino? Qualcuno mi sa dire che colpa c'ha? Non c'è nessuna colpa, però sono infetti i genitori e si infetta il figlio. Purtroppo i nostri progenitori, in quanto capostipiti della razza umana, infettando la razza umana, hanno immesso questo virus spirituale per cui noi appena veniamo concepiti lo contraiamo, d'accordo? Quindi, voi sapete che anche oggi si battezzano i bambini. Vi siete mai chiesto, ma perché battezzare un bambino? Che si battezzano a fare i bambini? Guardate che mica tutti ci credono oggi, eh? Infatti qualcuno li fa battezzare a 20 anni, dice è meglio che scelgono loro, e qualcun altro lo fa battezzare a 4, 5, 6, 7, 8 anni. Questo fa capire quanto siamo distanti da un certo periodo. Scusate, perché si battezza a fare un bambino che è l'innocenza stessa? Che peccati ha fatto un bambino? Nessuno. Nasce con l'eredità del peccato non suo. Non è un gioco il battesimo, capite? Non è che a volte mi è assistito in passato, non qui a Sermoneta, oggi c'è tutti i colori, di assistere a delle scene anche durante il battesimo che avete visto cosa dice Gesù in croce, no? Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Cioè, mentre io stavo battezzando una creatura, c'era qualcuno dei presenti che diceva adesso il prete ti fa il bagnetto. Allora uno sta lì, ci fa una bella giaculatoria, dice, signore mio, capito? Quello non è un bagnetto. Se uno potesse vedere cos'è un bambino battezzato, ci prenderebbe un colpo. Non è un gioco, capite? È una cosa che si fa tanto per fare qualcosa. Guardate, quando io la domenica passo con l'asperges, non è che faccio, dice, oh, oggi domenica facciamo una cosa più bella, di una ci inventiamo, a me non mi piace per niente, a me, se ci fate caso, a me non piacciono le invenzioni liturgiche, le celebrazioni con gli striscioni, con le cose strane, con le assolutamente, cioè, questa è una cosa prevista dalla liturgia della Chiesa, ma è un modo che ci ricorda e ci rende in qualche modo presenti gli effetti del battesimo. Noi da quell'acqua santa siamo nati, il gesto dell'aspergere chiama il nostro battesimo e ci ricorda il bisogno che abbiamo di essere continuamente purificati dai nostri peccati, se ascoltate anche le preghiere. Non è una cosa fatta tanto per farlo. Quindi, torniamo a noi. Ci sono questi due problemi.
Il peccato attuale è il peccato originale. Adesso, secondo voi, nel corso della storia della Chiesa, c'è stato qualcuno che ha mai pensato che la Madonna avesse potuto commettere un peccato? La Madonna, uno solo anche? La Madonna le diceva le bugie, scusa? Secondo noi, d'accordo? O perdeva la pazienza, o diceva le parolacce? Parolacce un po' più gravi, insomma, delle bugie, scusa, eh? O peggio le bestemmie? A nessuno, per quanto strano fosse, gli è mai venuto in mente che la Madonna potesse peccare. Pensate anche agli eretici, quindi anche le persone che sono staccate dalla Chiesa Cattolica e che non venerano la Madonna come noi, mai si sono sognati di dire che la Madonna facesse peccati. Quindi la Madonna i peccati non li faceva. Dice, ma allora è stata salvata da Gesù oppure no? Se non faceva peccati, da che cosa la salva? Dice, no, c'aveva il peccato originale, solo quello. Allora qualcuno diceva, il peccato originale è la Madonna. Allora qui dobbiamo capirlo noi, perché noi ci vediamo che il peccato originale viene tolto con il battesimo, però la nostra natura rimane inquinata, lo dicevo anche ieri sera, tutti noi moriamo, la gente non lo sa perché muore, voi lo sapete perché si muore, non è una cosa naturale morire, non è affatto una cosa naturale, perché quando io muoio avviene un evento traumatico, io sono un uomo, non sono un animale. La mia anima è la forma sostanziale del mio corpo. Quando noi moriamo, sapete che succede? Che l'anima, in maniera traumatica e violenta, si separa dal corpo. Cioè questo corpo qui, questo bel corpo che ho, diventa inerte, diventa freddo, gelato. Io l'ho visto mio padre e mia madre morti, non è mica una bella scena. Penso che tutti noi abbiamo visto delle persone morte. C'è una persona che la vedi, fino a ieri parlava, non parla più. E non sai, il manco dice, ma non ci starà ancora l'anima, ci sta. Cioè è una cosa brutta, una cosa. O no? Questo è una conseguenza del peccato originale e anche se ricevi il battesimo, tu muori lo stesso, Tutte quante, per esempio, faccio un esempio un pochino più comune, il disordine che lascia nel peccato originale, no? Chi di voi è così bravo che quando qualcuno non lo fa arrabbiare, andiamo sul difficile, non solo che non bestemmia, non solo che non dice le parolacce, non solo che non alza la voce, non si arrabbia, non offende, non si lamenta, non parla male di gravato e nemmeno interiormente perde la pazienza, rimane impassibile come se niente fosse. Chi è capace a fare questo? Alzi la mano e poi vada al confessionale da Don Cassio e diglielo subito, ma che non è vero. Ma se noi non avessimo avuto il peccato originale, saremmo capaci, perché la natura integra ha il controllo perfetto delle passioni. Io mi arrabbio perché? Perché dentro di me c'è una passione, che c'è un nome preciso, si chiama l'ira, che io non riesco a controllare. La mia volontà c'è. Perché? Perché si è impazzito il nostro interiore. Questa è una delle conseguenze del peccato originale. Non ho tempo di spiegarle tutte, se no stiamo qui fino al 10 di dicembre, capite? Allora, se la Madonna avesse contratto il peccato originale, c'erano due problemi. Ne avrebbe conservati tutti gli effetti, e comunque Gesù si sarebbe fatto carne in un corpo ed un'anima che erano stati segnati dal peccato. Chi è l'origine e la causa di ogni peccato? Migliori piegari, secondo voi? I ragazzi del catechismo lo sanno. Chi è il più grande peccatore che esiste? Chi è? Come? È il diavolo. E voi pensate che il nostro Signore Gesù Cristo va a contaminarsi col diavolo, va a permettere al diavolo di avere qualche potere su di lui? Non credo proprio. Allora c'è stata una corrente che ha cominciato a dire, fermi tutti, è possibile che la Madonna abbia contratto il peccato originale? Non è proprio possibile. Dice, ma allora Gesù l'ha salvata o non l'ha salvata? Che dite voi? C'è stato un grande teologo che ha avuto una dritta, dice, ma certo che l'ha salvata. Vi faccio un esempio, no? Ci sono due modi per salvare una persona. Prendete un bambino piccolino, d'accordo? Un bambino che impara a camminare. Quando noi impariamo a camminare, mettiamo le manine così, giusto? Ci stanno papà e mamma che ci fanno fare i passetti perché non caschiamo per terra, giusto? Se papà e mamma ci lasciano la mano, che succede? Patapunfede, caschiamo per terra e poi papà e mamma ci tirano su, d'accordo? Ecco, cosa ha fatto Dio con la Madonna? L'ha sempre tenuta per mano, non ha permesso che cascasse. Quindi capite? Non l'ha tirata su da un guaio che aveva, ha impedito che quel guaio la raggiungesse. Quindi la Madonna è stata salvata da Gesù, dice la Chiesa, ma in una maniera più bella e più grande della nostra. Quindi non è stata salvata dopo, ma è stata preservata. Tanto è vero che chi conosce il cantico della Madonna, lo conoscete, il Magnificat, più o meno lo conosco, dice, la Madonna dice così, l'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio mio, cosa? Mio Salvatore. Ah, quindi la Madonna lo chiama Salvatore, quindi anche lei è stata salvata, però in questo modo più eccellente, in modo tale che è rimasta integra, quindi non ha contratto la colpa d'origine e aveva le disposizioni migliori per accogliere il Figlio di Dio. Non avendo contratto la colpa d'origine, lei fin da quando è stata concepita è stata riempita di grazia. E che cosa gli dice l'angelo, il Vangelo che abbiamo ascoltato, nel momento in cui lui accoglie Gesù? Ti saluto piena di grazia. Vuol dire che tutta la grazia che il Signore ti ha dato quando è stata concepita, tu l'hai custodita e la sta facendo crescere. Cioè, i santi dicono, è più facile contare, se qualcuno di voi è capace, vado al mare, voi, è più facile contare tutti i granelli di sabbia di tutte le spiagge del mondo, compresi tutti gli oceani, tutta l'America, tutta l'Asia, se uno è capace di trascorrere la vita andando a contare tutti i granelli di tutte quante le spiagge del mondo si accomodi, ma se fossi capace, dicono i maestri di spirito, sappi che le grazie che aveva la Madonna sono di più. E la Madonna da sola fa tutto il paradiso messo insieme, da sola. San Francesco, Padre Pio, tutti i martiri che ci abbiamo nelle cappelle, chi ve va? San Giuseppe, San Giovanni Battista, gli apostoli, tutti insieme fanno meno della Madonna. Capiamo un pochino dinanzi a chi ci troviamo. Noi qui stiamo nella sua casa, questa è la sua parrocchia, sotto tutti i punti di vista, non solo perché è dedicata. Qui dentro basta che uno fa così, fa Maria. Se respira, proprio sta proprio è impregnata l'aria. Io me ne sono accorto appena che sono entrato qui dentro, qui su tutto c'è stata la dedicazione antica, c'è la Madonna della Vittoria, c'è l'Assunta, c'è stato un sacco di strade dell'Immacolata, i dipinti, le Madonne col Bambino, la Madonna delle Gratte Lucche sta qua dentro, la Madonna dei Rosario Lucche sta qua dentro. Cioè, se uno vuole farsi una cultura mariana, deve fare un bel giro, da un'occhiata, con qualche buona guida, e ha fatto tutta l'altra teologia mariana possibile e immaginabile. Allora, questo ci dice una cosa molto molto importante indirettamente, no? Attenzione. Se guardate che per essere concepita senza peccato Dio dovrà fare un miracolo, perché è impossibile, capite, che infettata una fonte, cioè la Madonna è nata come siamo nati noi, la Madonna non è stata concepita per opera dello Spirito Santo, la Madonna è nata dai suoi genitori che sono San Gioacchino, e qui a Sermone della Conoscete Bene la Madre della Madonna, se tanto le voglio, e Sant'Anna. La Madonna è nata come nasciamo noi, i grandi capiscono, cioè il peccato originale si contrae nel concepimento umano e è impossibile che non si contragga. Quindi Dio ha dovuto fare un miracolo. Perché? Le motivazioni sono tante, le vediamo in pari. Numero uno, e noi oggi dobbiamo dire un grande grazie alla Madonna. Perché la Madonna è così grande? Perché dice che Dio fa tutte le grazie attraverso la Madonna? E perché è così importante pregare un santo, per esempio? Che c'ha sta Madonna? Scusate, mi perdoni, ma che c'ha? Guarda, la Madonna ha fatto una cosa, ha fatto un regalo a Dio che non lo potrà fare mai nessuno. Sapete quale regalo ha fatto la Madonna a Dio? Gli ha fatto il regalo di fargli vedere quanto è bella la sua creatura. Perché la Madonna ha custodito la perfezione con cui Dio l'ha creata fino alla fine. Perché il giorno dell'Assunzione, come è arrivata la Madonna? Sempre integra, sempre senza peccato, e amando Dio e il prossimo molto più di quanto amava quando era concepita, che già questo non lo possiamo neanche immaginare. E guardate un'altra cosa, tutti noi avremmo dovuto essere uguali a lei. La vita sul mondo sarebbe stata un'altra cosa. La Madonna ha sofferto tanto in quanto nostra corredentrice, ma la Madonna era piena di felicità e di gioia, cioè il rapporto che lei ha avuto con Dio ce lo sogniamo tutti quanti. Adamo ed Eva, ci dice il libro della Genesi, prima del peccato originale passeggiavano nel giardino e Dio parlava con loro come un suo amico. Noi abbiamo mai avuto qualche bella esperienza nella preghiera? Non avete mai visto Gesù? Avete mai visto la Madonna? Sapete, queste cose qui sarebbero accadute assolutamente in maniera normale. Il nostro rapporto con Dio senza il peccato originale sarebbe stato differente. E noi che ci possiamo fare, che siamo nati col peccato originale, ci possiamo fare qualcosa? Perché la festa di oggi direttamente parla a noi. Ti dice una cosa: guarda figlio mio, se vuoi campare bene, se vuoi essere amico di Dio, se vuoi tenere i guai il più lontano possibile, c'è solo una cosa che devi fare. Cerca di custodire la grazia. Cioè l'angelo Gabriele, se venisse da noi, non mi direbbe ti saluto Leonardo pieno di grazia. No. Però speriamo che mi possa dire ti saluto Leonardo, che vedo che stai in grazia di Dio, che c'è qualcosa. D'accordo? Quindi lontano dal peccato grave, vicino ai sacramenti, a
alla preghiera, alla confessione e alla comunione. Cioè, custodire lo stato di grazia, che un tempo era, capite, l'occupazione principale delle persone, oggi non sempre è considerata una cosa importante, cioè si pecca molto molto facilmente, molto molto leggermente, non rendendoci conto che se facciamo così, noi andiamo, uno, a rovinare la nostra vita, ma secondo, ricordiamo una cosa, quando noi facciamo così, siamo dei piccoli ladri, perché noi rubiamo a Dio la gioia di vedere la bellezza di come siamo, perché ogni peccato, anche minimo, anche una bugia, ci degrada, ci rende più brutti. E la nostra anima, che lui ha creato bellissimo, viene coperta da una coltre, da una serie di cose che la rendono brutta, diventiamo brutti anche gli uni con gli altri. Quante persone conoscete che le stanno antipatiche? O che meno le vedete in meglio state? Ci starà qualcuno, no? Qualcuno dice, se uno non ha nemici, o li ha ammazzati tutti, o vive in un altro mondo diverso dal pianeta Terra. Ma sapete perché uno è antipatico? Perché fa peccati. La Madonna era simpaticissima, non era antipatica. Gesù era simpaticissimo, non era antipatico, cioè la loro presenza, stare con loro era gradevole. Se io sto vicino a una persona e questa non ci sta, è troppo antipatica, è sgarbata, è sgradevole, sapete perché? Perché è una peccatrice. Adesso noi diciamo una peccatrice, la mettiamo in croce, no, bastano anche piccole cose. Più stiamo lontano da Dio e più diventiamo brutti, più stiamo vicini a Dio e più diventiamo belli. Io concludo, a me giù una volta gli chiesa la Madonna, senti un po', perché beato chi l'ha vista, voi fate una bella preghiera che la possa vedere pure io la Madonna, una volta sola, prima che muoio, perché però me ne muoro di poterla vedere, una volta che l'ho chiesto dice, senti un po', ma tu sei troppo bella, ma come fai a essere così bella, perché veramente è bellissima anche da un punto di vista esteriore. E lei, sapete che risposta? Sono bella perché amo Dio e il prossimo, cominciate a farlo anche voi e diventerete tutti belli con me. Tanta roba, grande lezione. Cioè, sapete che l'amore di Dio e l'amore del prossimo sono il compendio di tutti quanti i 10 comandamenti della vita di grazia. Quindi quanto più saremo vicini a Dio in grazia, tanto più diventeremo pure più belli, pure fisicamente, gli occhi diventano un po' più belli, cioè abbiamo pure facce sempre arrabbiate, capito? Sempre, ecco. E gradevoli al prossimo e soprattutto graditi a Dio, in pace e in amicizia con lui. Siamo lodati Gesù e Maria.